per una nuova esibizione sul palco del Teatro del Moscerino in onda su RBR Radio TV. Tra poco qui con noi Miss Laura Salvai! Buonasera, sono Laura Salvai, ho 60 anni e voi vi chiederete: così vecchia fa ancora stand up? E peggio di così, ho appena cominciato. Qualche anno fa ho fatto un corso di stand up per la terza età intitolato Un piede nella fossa e l'altro sul palco. Ed eccomi qui ai confini della demenza. Ecco, compiere 60 anni è stato un trauma tremendo e quindi io ho pensato: devo continuare a vivere come se ne avessi solo 59. E quest'estate mi sono chiesta che cosa farei se avessi solo 59 anni. Farei un viaggio in Ecuador e così ho fatto. L'Ecuador è un po' il Molise del Sud America, nessuno sa esattamente dove sia, come sia e se esista veramente. I primi detrattori dell'Ecuador sono gli stessi ecuadoriani. Se tu dici a uno di loro: voglio visitare il tuo paese, ti dirà: no vayas, es muy peligroso. Cari ecuadoriani, avete un paese meraviglioso, dovete prendere esempio dalla Sicilia, che negli anni '80, in piena guerra di mafia, coniò questo slogan: vieni in Sicilia o te ne pentirai. Allora, l'Ecuador è la città che fa più paura, è Guayaquil, il porto della cocaina, una città di 2,5 milioni di abitanti, e c'è così tanta criminalità che alla sera al telegiornale intervistano quelli che non sono stati rapinati. L'Ecuador è un paese con tantissimi diciamo superlativi, le montagne sono altissime, i criminali sono ferocissimi, il machismo è diffusissimo, ma è anche una lingua con tanti diminutivi. Il mio preferito è ahorita, diminutivo di ahora, che vuol dire adesso, adessino sarebbe praticamente. Io lo vorrei importare in Italia perché noi non ce l'abbiamo questa parola ed è molto utile. Se voi, per esempio, perché dico che è utile? Se voi chiedete all'autista del pullman quando si parte, lui vi dirà ahorita, che vuol dire adesso, mai o non rompere i coglioni. Io viaggio così con i mezzi locali, dormo nelle camerate degli ostelli dove sono sempre la più vecchia. Mettendo insieme l'età di tutti non si arriva alla mia. Il problema delle camerate è che c'è sempre qualcuno che russa. Io. L'altro problema è che c'è sempre qualcuno con le scarpe che puzzano. Io. Ora, io non ho lesinato sulle scarpe, ho speso 140 euro per delle scarpe da trekking, però ogni volta che me le tolgo è un crimine contro l'umanità. Praticamente ho già accumulato 50 ergastoli. Ora, il trucco che ho escogitato è di metterle dentro a un sacchetto di plastica e ficcarle sotto il letto. Fuori dalla camerata non li metto più perché in Cile una volta me le hanno rubate. Il giorno dopo ho dovuto andare in giro per Santiago a cercare un negozio di scarpe con le infradito ai piedi. Non è una tragedia, però nevicava. Ora, il furto delle scarpe è stata la cosa più grave che mi sia successo in 10 anni di viaggi in Sud America. Ci sono cose che fanno un po' effetto. Per esempio, una volta ero su un pullman in partenza da Santa Marta per andare a Rio Hacha ed è salito un addetto alla sicurezza che ha fotografato uno per uno tutti i passeggeri, compresa me. Quando gli ho chiesto perché, lui mi ha detto: no, perché nella Sierra ci sono i paramilitari, se per caso qualcuno di voi fosse rapito, possiamo dare la vostra foto alla televisione. Io ho detto: oddio, speriamo che non succeda, devo essere venuta malissimo. E quindi, tornando all'Ecuador, in Ecuador, io il primo giorno che sono arrivata in Ecuador ho pensato: io voglio fare un pezzo di stand-up in spagnolo. Quindi, mentre viaggiavo, ho raccolto, appunto, ho osservato le situazioni che vedevo viaggiando e ho raccolto del materiale e l'ultima sera, prima di partire, di ritornare in Italia, mi sono presentata in un posto dove facevano open mic e ho fatto il mio pezzo. E li ho fatti ridere esordendo così: buonasera, sono Laura Salvai, sono una gringa italiana, sto visitando il vostro meraviglioso paese. Ho una notizia fenomenale per voi, sono stata a Guayaquil e non mi hanno rapinato. Grazie.